Cioè, senza fretta, con calma, ognuno col suo passo, che non perché già è tanti. Non mi ricordo quante gare c'erano quando ci sono salito lì. Avanti, avanti, non... andiamo perché non si può interrompere i giri. Perché non fotografate da tutta la sua. Ma non c'è bisogno. Quando c'ero salito io ero salito dalla chiesa. Numero? Oh. Non vi siete contati? Sì, più o meno 15-16 ho detto. 16 secondo me. Sì. Io voglio salire. Bella domanda, gruppo. No, non ancora, però io direi che possiamo cominciare a salire. Prego, andiamo. Yeah. Perfetto, c'ho le scarpe slacciate. Qui devo tenere stretto il telefono. Sì, ma ho delle domande, così fa fare brutto, perché deve rispondere.
infatti io ho già mal di gola che lo sta sapendo. Niente, poi si fa il momento che si sistema. Guardare se eventualmente si sta finendo. Che vengono su, se 15 sono abbastanza, cioè sono già tanti. Vediamo se sono troppe. O se fa tipo 20 o 10, insomma, cose del genere. Se mettiamo su con un picco soltanto. Poi io non fai un po'. Non ci riesco. Hai guardato tu, hai guardato. Un po' dopo questi. Ah, io li piano, li piano. Non mi aspetta perché dobbiamo vedere come sta l'unica è questa, ecco fatto. Poi in Spagna è tutto bene, piccolina mantenuta, Vi lasciamo qualche secondo per sistemarvi. Faremo subito una breve introduzione su chi siamo, una piccola suonata e poi vi spiego qualcosa sul luogo relativo alle campane, al telaio, eccetera. Allora, noi siamo dell'Unione Campanari Reggiani, un'associazione che si occupa di tenere tutelato il più possibile, per quel che possiamo, la tradizione campanaria reggiana sul nostro territorio, che è tipica soltanto di Reggio. E qua avete, insomma, l'unico esempio rimasto di una fusione di fonditori di Reggio Emilia che erano i fratelli di Reggio. Qua oggi vedrete una delle due tecniche di suono che utilizziamo, che è quella a sanpaglio con tutte le campane ferme, e l'altro sistema di suono è con una, due o tre campane a rotazione, ovviamente le grosse. Oggi non lo facciamo perché, per via del grande flusso di gente che ci aspettiamo, non possiamo mandare in rotazione la maggiore. Il metodo di suono che vedrete lo farà poi il signore lì, che è della scuola di Bagno, che fa parte dell'Unione Campanari Reggiani, dove c'è effettivamente una scuola di campanaria che dura da 300 anni, sì. Nonché essere mio maestro. Vai Debbie, fai una bella suonata. Devi... A vostra discrezione, mettervi le dita nelle orecchie, tappi e quant'altro. Faccio un po'. Guarda solo un minuto. Già provato. Thank you.
di salire c'è, come avete visto, il principio di questo principio di suono ha le campane tutte ferme e in pratica con un sistema di leve, di corde, di carrucole si muovono i battagli al posto della campana e si chiama scampanio per questo motivo. L'altro sistema di suono è ovviamente sempre con le campane ferme, ma alcune ferme con il movimento. Ad esempio, se la grossa in movimento si suonano soltanto le minori, in questo sistema e questa rotazione, dove ci sono i campani, i campanari, i tiratori che stanno in queste posizioni, uno di qua e uno di là, a tirare e fare oscillare progressivamente la campana per mandarla su. Su ci sono i travaroli, che sono quelli che prendono questa asta, ovviamente la campana è a bicchiere, su, e si preoccupano di dare quel leggero livello che permette alla suonata di andare a tempo, nonché di prenderle e di bloccarle in posizione verticale. E quindi suonate a distesa che sono di questo tipo e suonate a scampanio che sono di quest'altro. Qualche informazione storica, abbiamo tempo? Perfetto. Qualche informazione storica vi dicevo. Allora, qua intanto qualche lavoro di manutenzione l'abbiamo fatto anche noi. Vedete la scala di salita, qualche piano sostitutivo l'abbiamo fatto come associazione, ovviamente con i nostri fondi e con i nostri sponsor. Abbiamo anche recuperato questo sistema di suono a distesa dopo un centinaio di anni che la campana grossa non veniva suonata a distesa. E qualche nota storica sui fondatori, famiglia Rialti e Reggio Emilia. Hanno diffuso tutto sul territorio reggiano fino a prima della guerra, poi c'è stata la requisizione bellica e hanno. Perfuso vuol dire hanno in pratica creato la campana, che è stata per fusione dei bronzi. In pratica pronta la lega stagno rame, con lo stagno 24% viene fuso, cioè mandato alla temperatura di fusione, e colato all'interno dell'intercapedine che si crea durante la costruzione della campana, dell'anima interna e del mantello esterno. Famiglia che era partita come, diciamo, carrozzai a Reggio Emilia, poi si sono convertiti in fusione di bronzo già in metà del 700, all'inizio del 700, si può dire, e hanno mantenuto la fusione delle campane fino a metà dell'800. Diciamo che come qualità fusoria è decisamente alta, molto meglio delle campane che attualmente vengono fuse. Questo penso che sia tutto, se ci sono altre domande possiamo rispondere, altrimenti grazie per essere passato. Grazie a voi. Grazie. Seguiteci sul nostro sito www.campanarireggiani.it, altrimenti abbiamo Twitter, Facebook, tutto quello che volete, giù ci sono le locandine, locandine della Pian nella... Abbiamo i profondi di attento, tenga per mano, perché Adesso